sperimentazione dei dispositivi medici e comitati etici. A che punto siamo? Per quanto riguarda i dispositivi medici nei comitati etici, siamo a un buon punto. La sperimentazione è sempre regolata e verificata dai comitati etici, dove, questa è una novità, sono presenti anche gli ingegneri clinici da più di un anno in base al decreto Balduzzi. Questa è un'ulteriore garanzia per i cittadini, perché le competenze degli ingegneri clinici sono molto importanti su questo tipo di dispositivi. I comitati etici non si occupano più solo dei farmaci, ma quindi anche di tutti i dispositivi tecnologici, di tutte le apparecchiature che vengono sperimentate negli ospedali. E il fatto che ci siano persone competenti è importante a garanzia della salute e della sicurezza dei cittadini.